a Roma Capitale, al presidente Giuliano Celi e alla Vicesina Scozzese che ci hanno introdotto e hanno presentato in questa giornata i problemi con cui quotidianamente noi migranti facciamo. È vero, abbiamo in questi 20 anni ormai una storia lunga di spalle, una storia importante, una storia che è nata da quella sensibilità delle amministrazioni locali che hanno scelto, pur non avendo formalmente competenza sulla materia penale, che hanno scelto invece di investire e quindi in qualche modo hanno riconosciuto la propria competenza sull'applicazione della libertà. Si è partiti di là, si è passati attraverso quegli importanti riconoscimenti istituzionali a cui c'è riferimento ora Valentina Calderone, la possibilità di accesso senza autorizzazione agli istituti penitenziari, ma non solo, poi al caso di sicurezza, ma non solo, poi ai centri di permanenza per gli impatti degli stranieri intervenuti. E quindi in qualche modo questo riconoscimento istituzionale ha avuto progressivo, forza e attività a livello nazionale, non solo siamo stati riconosciuti come destinatari formalmente dei reclami delle persone detenute, quindi con una possibilità di intervento diretto a sostegno delle loro motivazioni, è riconosciuta la nostra facoltà di colloquio con le persone detenute. Quindi è una storia comunque importante che ci ha messo progressivamente di fronte a sfide nuove con cui confrontarci. Non ultima anche quella di ripensare il ruolo e la funzione dei garanti territoriali da quando è stato istituito il garante nazionale, che per noi è stato un risultato, ovviamente, perché voglio ricordare, i garanti nascono anche con l'idea che ci dovesse essere un garante nazionale. Ricordo, prima ancora della delibera del Comune di Roma, ricordo le istanze, le proposte di legge per istituire un difensore civico nazionale delle persone private della libertà. Quindi nasce questo come istituzione garante di Stato, cioè un obiettivo che questo movimento istituzionale dal basso in qualche modo ha voluto, ha perseguito, ma che ovviamente ci ha posto anche di fronte a delle sfide, di conoscere le differenze di ruoli, di attività e di motivazioni tra il garante nazionale che agisce dentro il nostro territorio, nel nostro contesto nazionale, anche come meccanismo nazionale di prevenzione alla luce del protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, e nello stesso tempo si riconosce l'esistenza dei garanti territoriali e qui diventa chiaro quella responsabilità repubblicana che è delineata nell'articolo 27 della Costituzione, nell'articolo 13, nelle competenze che gli enti territoriali hanno in materia appunto di esecuzione penale e privazione della libertà. E qui diventa chiaro il ruolo dei garanti territoriali non solo come garanti di prossimità che arrivano più facilmente sul territorio dove il garante nazionale ha difficoltà a intervenire con la necessaria tempestività, ma sono soprattutto garanti che possono intervenire su quelle competenze che sono proprio degli enti territoriali, di cui prima hanno parlato la Presidente Celi e la Vicesindaco Scozzese, cioè quelle competenze in materia di assistenza sanitaria, in materia di politiche sociali, in materia di politiche abitative, in materia di politiche attive del lavoro, tutto ciò che fa il diritto esattamente di entrare nel senso di umanità e fa la finalità di un'attività della pena. E allora abbiamo scoperto in questi anni, che sono stati anni, come tutti ricordate, io non smetto di ricordarlo perché sono stati anni così difficili, che è bene che ne teniamo sempre memoria, sono stati gli anni del Covid, sono stati gli anni di una
particolarissima trincea per ciascuno di noi. Abbiamo imparato, diciamo sì, quanto e come dovessimo essere capaci di intervenire innanzitutto sul territorio, sui nostri contesti, sulle istituzioni territoriali, sulle politiche delle amministrazioni che ci hanno nominato. E allora, siccome questo incontro denominato storia di prospettive, veniamo alle prospettive, diciamo, che cosa abbiamo davanti? Abbiamo oggi la situazione che è stata più volte richiamata, quella condizione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, condizione in qualche modo cronica, che salvo le piccole, rare, accidentali e qualche volta tragiche interruzioni legate alla pandemia, legate alla condanna della Corte Europea dei diritti umani, legate all'unico provvedimento di violenza generalizzata che c'è stato negli ultimi 30 anni, tranne quelle piccole eccezioni, noi abbiamo un sovraffollamento costante, perché abbiamo una tendenza costante all'incarcerazione, perché c'è una domanda e una fiducia nelle istituzioni penitenziarie che non corrisponde alle capacità che le istituzioni penitenziarie possono effettivamente dare le risposte. Questo è quello con cui abbiamo. E tutto questo, lo diceva prima il ministro Nordio, vorremmo tutti, il carcere come estrema razio non si dà solo con le norme o con le norme penali, anzi mi permetto di dire che si dà poco e niente con le norme o con le norme penali, si dà attraverso la capacità di inclusione e di integrazione sociale sul territorio, non c'è. Perché la Corte Costituzionale ci può dire, come ha detto, che le persone con gravi disturbi di salute mentale non devono stare in carcere. Lo ha detto la Corte Costituzionale. Io nella mia esperienza di garante non ho incontrato una sola persona con gravi disturbi di salute mentale che sia uscito in virtù della sentenza della Corte Costituzionale di 24 anni fa. Non ne ho conosciuto più. Ci sarà pure, diciamo così, qualche rigidità, qualche resistenza della magistratura, ma c'è la difficoltà del territorio di farsi carico di questi problemi. Se non c'è un sistema di salute mentale sul territorio che in qualche modo possa accogliere queste persone, alla fine la risposta è di clausura e diventa la soluzione più facile. È così che noi teniamo in carcere quella che è stata chiamata, la detenzione sociale, abbiamo fatto del carcere l'ospizio per i poveri, perché non abbiamo politiche fuori per l'accoglienza e il sostegno, e queste politiche sono politiche che devono fare gli enti territoriali, a cui però non si può scaricare questa responsabilità dicendo facciamo il codice dell'estrema razio e poi se la vendano le regioni e i comuni. No, le regioni e i comuni devono avere le risorse, i mezzi per fare quelle politiche, per implementare un sistema sanitario che sia in grado di farsi carico, un sistema di servizi sociali che sia in grado di farsi carico, perché altrimenti non se ne esce. E questa è la prospettiva, diciamo così, con cui dobbiamo fare i conti se veramente vogliamo perseguire le cose di cui si diceva. E allora studiare quali possono essere i mezzi, le risorse per appunto avere una politica di alternative al carcere, un'effettiva politica di alternativa al carcere che non produca semplicemente più persone in alternativa come è stato in questi 30 anni, mentre il carcere rimane tale quale. Perché altrimenti le alternative rischiano di essere strumenti di disuguaglianza. Pensate anche alla recentissima riforma Cartabia che prevede le sanzioni sostitutive al carcere fino, se non ricordo male, a 6 anni. Quella riforma a condizioni immutate sul territorio, di capacità di accoglienza, quella riforma non fa che ampliare la sorveglianza, perché ci saranno persone che potranno avere le sanzioni sostitutive e persone che non potranno avere le sanzioni sostitutive e saranno destinate ancora una volta al carcere. E quindi il nostro carcere non beneficerà della riforma Cartabia e delle sanzioni sostitutive universitarie, se non c'è appunto una politica diversa. Allora, rispetto a questo e rispetto al ruolo, diciamo sì, che i garanti territoriali possono avere in questo ambito, ecco, io credo che noi dobbiamo chiedere due cose. Da una parte alle amministrazioni locali, innanzitutto ovviamente a quelle
quelle che si fanno carico, che generosamente hanno deciso di istituire queste due carte, di non vivere, non è il caso di Roma ovviamente, che anzi dobbiamo ringraziare per questa opportunità, di non vivere la nomina del garante come la nomina del delegato, se ne occupi il garante, ma vivere la nomina del garante come un processo di responsabilizzazione. Il garante deve porre il problema all'amministrazione, non li deve semplicemente risolvere senza che l'amministrazione se ne occupi. Serve questo, serve che le associazioni, io qui sono tra il presidente Riviero e il rappresentante dell'ANCI, le associazioni che rappresentano gli enti territoriali, i comuni, le province, le regioni, valorizzino le competenze, le conoscenze che i garanti hanno, e quando vanno all'interlocuzione con le amministrazioni statali, perché il ministro gli chiede una casetta, per dire, per fare un esempio, diciamo così, no? E sentano, ascoltano, capiscano dalle competenze e dalle esperienze dei garanti se e cosa si può fare, perché potrebbero trovare soluzioni nuove che non sono state immaginate. Serve questo. E serve che le amministrazioni statali competenti, quelle della giustizia, quelle dell'interno, in qualche modo, come dire, accolgano la sfida di un confronto diretto con i garanti territoriali, con le loro competenze e con le loro esperienze. Questo è il processo che dobbiamo portare avanti, perché appunto 20 anni i garanti sono un traguardo, ma sono solo un traguardo. Ne verranno altre, la nostra storia continua e il nostro impegno deve continuare.